Cercherò di allontanarmi un attimo per farvi vedere uno dei difetti maggiori e più frequenti del decespugliatore. Guardate cosa succede: io accelero e lui si spegne, io accelero e lui tende a morire. Guardate un po'. Ora guardate una cosa, Spengo e vi spiego un po' quello che è successo. Allora, questa è una delle cose che fa più arrabbiare. Quando si è in mezzo al campo, si deve lavorare sotto il sole. Io dico sempre, già non è una gioia tagliare l'erba. Poi quando succedono queste cose, fanno veramente arrabbiare. Dai, ve ne parlo dopo la sigla. Allora, rieccoci sul canale. Cosa succede? Noi acceleriamo e lui tende a spegnersi. Avete visto, io ho toccato la vite di regolazione del massimo ed è subito andato bene. Questo mi porta soltanto ad una conclusione: bisogna cambiare le membrane. Io 2 anni fa su questo ho cambiato l'intero carburatore, l'ho messo originale, 70 euro. Questo è un Oleomac, è durato 1 anno, non l'ho conservato nel modo giusto, cioè gli ho lasciato un po' di benzina dentro, ho sbagliato, e lo scorso anno gli ho cambiato le membrane perché mi dava lo stesso problema. Siccome sono recidivo, ed è giusto che succeda così, quest'anno mi dà lo stesso problema. Probabilmente c'è finita qualche goccia di benzina nel carburatore, non l'ho svuotato e mi ritrovo nella stessa situazione. È un difetto comune, ma non di questo, di tutti. Il primo anno, il secondo anno vanno tutti bene, sono perfetti. Cosa succede? Poi non si conservano nel modo giusto, le guarnizioni si seccano. È andato bene il primo anno, il secondo mi dà di nuovo problemi. Quindi vi lascio qui lo spezzone del video dove ho revisionato il carburatore. Vale un po' per tutti gli utensili che hanno un carburatore del genere, quindi Valbro e non, anche quelli cinesi. Basta acquistare le membrane giuste, quelle sue della casa. Fatto quello, uno se la cava anche con 10-15 euro. Se trovate quelle originali è meglio, altrimenti ci sono anche quelle di concorrenza, pazienza. Sappiate che se poi si conserva nel modo corretto, le membrane durano a lungo. Io su questo, un po' per colpa mia, un po' perché non ho avuto fortuna, non sono durate niente. Dai, vediamo la revisione di un carburatore Valbro. Ma questo vale un po' per tutti i carburatori, Valbro e non, anche quelli di fabbricazione cinese, magari per altre marche, la teoria è sempre la stessa. Allora, io ho già preparato le guarnizioni di ricambio. Vi arriva, a seconda di quello che acquistate, un sacchettino con dentro un sacco di guarnizioni, spilli, filtrini che vediamo poi nel dettaglio dopo e quant'altro. Questa è una delle confezioni più complete. Prima di acquistare il ricambio ovviamente dovete vedere marca e modello, almeno la serie, la mia serie è WT, cercate, trovate sicuramente la serie, anche non originale, questa è di concorrenza, va benissimo uguale. Allora iniziamo. Visto che è un'operazione che non si fa tutti i giorni, io consiglio di procedere per step. Allora, come ho fatto io, mi sono già preparato le guarnizioni, l'ho smontato prima di fare il video, e cominciamo. All'interno troviamo, siccome l'ho aperto prima, si è spostato, queste due guarnizioni qui. Questa è la sua guarnizione, la prima parte è trasparente in questo caso, questo è l'originale Valbro, l'ho acquistato l'anno scorso, però si è bloccata la membrana e allora è il momento di fare la prima revisione. Allora, vedete, lo si mette con la punta in alto, giusto per capire se è lui. Coincide praticamente tutto e quindi questo lo teniamo per buono e questo lo spostiamo. Stacchiamo la seconda guarnizione, che è più spessa della prima, e questa, vedete, è uguale. Quindi cosa faccio? Semplicemente vedo se c'è dello sporco, gli do una pulita con uno straccetto pulito, guardate cosa è uscito, e cominciamo il montaggio. Questa è la prima, questa era quella usata, questa è la seconda. Smontiamo dall'altra parte. Quello che dà maggiormente problemi di carburazione, ovvero stenta a partire oppure parte dopo un po' si spegne, è la membrana. La membrana è questa qui. Eccola qua. Questa col tempo tende a seccarsi. Il suo movimento corretto è quello di farla pompante. Deve andare su e giù e spingere la benzina con la depressione che si crea normalmente all'interno del carburatore. Quando questo non succede più, ovviamente non può più funzionare e viene meno l'effetto pompante, insomma. Quindi questa la togliamo, togliamo anche questa. Diamo una pulita. Su questa faccia mi fermo qui. Torno alla faccia di prima.
Se voi vedete all'interno c'è un filtrino, è un filtrino metallico molto piccolo, soltanto appoggiato all'interno, viene via con un cacciavite. Eccolo qui. È una retina in pratica. Se dovete soffiare il carburatore, questa la dovete togliere prima, perché altrimenti vola via. Se vola via e non c'è nel ricambio, è un problema. La retina o si soffia delicatamente o gli si dà una pulita, si guarda un attimino. Ora abbiamo due strade. Se è un carburatore vecchio che ha molti anni sulle spalle o molte ore di lavoro, conviene togliere tutte e due gli spilli. Gli spilli sono questi qua. Abbiamo il getto del massimo, contrassegnato da H, I. E il getto del minimo contrassegnato la L, low, che è da qualche parte scritto qui. Comunque, sapendo che qui è H, qui è low. Questi servono anche a tarare la carburazione della motosega, quindi se non avete molta esperienza vi consiglio di lasciar stare così com'è, non toccare nulla, cambiare solo le guarnizioni, rimontare e la motosega a grandi linee funziona, oltre il cespugliatore, ovviamente. Sulle immagini della revisione del carburatore vi saluto, vi auguro una buona giornata, lasciate un like, condividete e non vi arrabbiate se succede una cosa del genere, perché fa veramente arrabbiare. Vi auguro una buona giornata.